oggi siamo partiti un po' timidi, ma alla fine quasi quasi la portiamo a casa. Sì, abbiamo fatto una gara, diciamo, gagliarda contro un avversario che lotta dichiaratamente per arrivare prima, perché ho letto anche alcune parole di loro che avevano due partite abbordabili, una era col San Giuliano e una era col San Donnino, perciò noi questa cosa qui, diciamo, l'abbiamo preparata anche su questi dettagli, perché secondo me per gli avversari ci vuole rispetto, perché le partite abbordabili in Serie D non ci sono. Io non ho mai parlato in vita mia, da quando alleno, di partite abbordabili. Perciò noi abbiamo fatto la nostra partita, il Forlì è una squadra costruita per vincere e lotterà fino alla fine per vincere il campionato, perché è una squadra di struttura fisica, organizzata, allenata bene da Antonioli, che è un allenatore di categoria. E noi oggi avevamo due assenze importanti, perché dietro abbiamo dovuto cambiare un po' la difesa. I ragazzi sono partiti un po' così come sempre in casa, un po' contratti. Poi dopo la partita è andata via sull'equilibrio, loro hanno trovato questo gol a fine primo tempo che poteva tagliarci le gambe, e poi nel secondo tempo abbiamo reagito da squadra, siamo rimasti uno in più e abbiamo trovato il pareggio, e poi potevamo anche vincerla in fondo con un pizzico di fortuna, però diciamo prendiamo il punto perché siamo vivi e andiamo avanti. Visto la classifica non si è vista tutti questa differenza di punti sul campo. Ma il Borgo San Donnino nel ritorno è un'altra squadra, è una squadra dove ora ci sono la possibilità di anche durante la partita di fare cambi in corso, ho tutti i ragazzi, 22 ragazzi a disposizione che lavorano tutta la settimana per giocarsi il posto, e con i cambi oggi l'abbiamo pareggiata, però l'importante cambia azzeccati. No, non è cambia azzeccati, si guarda, si legge la partita, a volte ci si indovina, a volte no, io non ci credo a queste robe qui, per me sono bravi i giocatori quando fanno la cosa tecnica che ha fatto Ferretti, perché si sa le qualità che ha Ferro, è un periodo che gioca poco, però lui se si mette in testa di darci una mano come ha fatto oggi, in 20 minuti ha fatto vedere chi è, perciò non è merito mio, è merito di Ferretti. Complimenti, perché si poteva prendere la partita da un lato sbagliato, in realtà poi sul campo si è visto che possiamo ancora crederci, che siamo vivi. Sì, vivissimi. Noi siamo vivi, però il girone d'andata è stato un girone d'andata fatto male, e stiamo facendo una rincorsa, e tanto come obiettivo andiamo per passi. Ora, il primo obiettivo è cercare di mettere due squadre sotto, poi il secondo obiettivo sarà quello di cercare di raggiungere qualcuno o non prendere più di 7 punti dalla sest'ultima e giocarci gli spareggi. Perciò un passo alla volta, piedi per terra, perché oggi ho visto alla fine anche la gente contenta. Io sono soddisfatto, ma volevo vincere, perché una volta che si è fatto l'1-1, sugli ultimi 10 minuti c'era l'inerzia per poterla vincere. Però capisco che ci sono gli avversari forti e rispettiamo il Forlì e andiamo avanti. Va bene, grazie mille mister. Grazie a voi.